Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento su Twitch. Tante le notizie di mercato all'ordine del giorno, le notizie e rallentamenti di mercato, perché saluto subito Duca Andrea che ci scrive per primo, buongiorno a tutti, perché le notizie di mercato di oggi sono quelle di un De Ketelaere in campo con il Bruges per un'amichevole contro l'Utrecht. Sembrava potesse essere preservato in ottica del suo possibile trasferimento al Milan, invece probabilmente anche per mettere un po' di pressione alla squadra rossonera e ai dirigenti per alzare l'offerta, il Bruges ha schierato il suo numero 90 in campo quest'oggi. Anche Zaniolo, il centro delle voci di mercato, è in campo con la Roma nella sua amichevole di oggi, protagonista anche con un gol. E quindi ecco, queste trattative sembrano protrarsi a lungo e ne parleremo a lungo nel corso dei nostri tanti appuntamenti in TV e qui su Twitch. Saluto subito Fracu89, ciao Francesco. Come deduciamo dal nome, buon pomeriggio Just Kid, un buongiorno dalla Svizzera, eccoci qua, da Samba, che è Sambra Cantops. Ok, avete sempre dei nomi su Twitch veramente particolari, ovviamente anche gli altri che verranno, certo. Ecco, il primo che ci raggiunge direttamente alla riunione di redazione è il direttore, Fabio Avezzani, eccolo qui, eccoci, siamo live e stavo salutando i primi. Piccolello, non hai gli ospiti, sei in ritardo, Anna. Io lo sapevo, ti sei perso tempo, probabilmente. No, no, io sono arrivato in tempo, Chi poi è che manca? adesso ci raggiunge al volo anche Alfio, che vedo che si sta appostando, quindi lascio che si riesca a Di sistemare, pessimo però la umore, vedo. Alfio, oggi è polemico. Sì. Ah, benissimo, allora lo aggiungiamo subito, visto che è polemico e di pessimo Sì. umore. Eccolo qua, ciao Alfio. Ciao a tutti, ciao Perché sei polemico e di cattivo umore? ciao. Sì, è No, no, polemico, sì, ce l'hanno tutti con l'Inter, è una vergogna. no, 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 E nella versione assolutamente lamentosa, nella versione lamentosa. no. No, 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 per Cosa ti nulla. turba Alfio No, 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 sull'Inter? a me nulla, Niente. assolutamente No, nulla. dice che ce l'hanno Sono. tutti con lì, perché io ho detto che secondo me Onana ieri ha giocato male, che ha fatto un'uscita, ecco, che vergogna, tutti contro l'Inter, non vedevate Non ho l'ora di mai detto che prendere la vergogna. collana. Non ho detto Ah, questo, ho detto che ha giocato sì. 45 minuti. Il Eh, Milan fa cioè, schifo, non comprano nessuno non e è voi vero, rompete non ho le mai palle a detto Onana. Tutta questo. questa Direttore, stagione. ti dicono che sei il talismano del Milan, quindi vabbè, vediamo se anche Dipende questa dai punti di vista. porta, esatto, porta bene o male. Alfio, cosa leggi un po' dall'amichevole di ieri in Svizzera su questa nuova Inter? Chi ti ha stupito in bene, in positivo e Guarda, in negativo? devo dire la verità, mi è piaciuto tanto Aslani, giovanissimo, ha preso possesso del centrocampo, me l'aspettavo magari con un esordio un po' più timido, invece ha una grande personalità. Io ieri pensavo un po' anche all'esordio di Sensi. Quando arriva Sensi tutti pensiamo che sia un panchinaro di lusso, e in realtà poi Sensi fino a novembre, fin quando regge il fisico, è sempre titolare, è determinante per l'Inter, fa cose straordinarie, tant'è che entra anche nell'interesse del Barcellona. Poi purtroppo Sensi inizia ad avere una serie di infortuni che non gli consentono più di essere un giocatore di calcio a grandi livelli, però io credo che potrebbe essere una bella sorpresa, anche perché stiamo vedendo che nella testa di Inzaghi c'è la volontà magari di cambiare anche qualcosina a livello tattico. Quindi magari di inserire un trequartista, di provare a fare qualcosa di diverso anche per non diventare troppo prevedibile, no? Perché poi quando gli avversari sanno come giochi poi ti prendono un po' le misure. Era E stata io anche un credo po' una che critica, Alfio, che gli era stata mossa nel corso della scorsa sì, di stagione, quella di non cambiare molto non cambiare mai spesso. modulo. Ecco, questa potrebbe essere un'idea, perché no? Magari sposti più avanti Çalhanoğlu, che è uno che c'è anche la conclusione, con Mkhitaryan, che passa tanto Però inosservato come scusami Alfio acquisto. se ti interrompo, io credo che non sia solo un problema di voler cambiare tanto per cambiare, perché con Lukaku rispetto a Dzeko hai un altro tipo di attaccante, questo va detto. Assolutamente.
Infatti io in conferenza a Inzaghi settimana scorsa ho chiesto proprio questo, ho detto considerate anche le caratteristiche di Lukaku che sono molto diverse rispetto a quelle di Dzeko, se c'era nella sua testa di cambiare anche qualcosa dal punto di vista tattico, di provare a cambiare anche modulo. Ecco, lui ha sempre detto, l'ha ribadito anche ieri, l'idea è quella del 3-5-2. Poi magari invece del 5, so che non è mai particolarmente bello parlare di moduli, però invece di un centrocampo abbastanza in linea, magari spostare uno un po' più avanti, vicino un po' i due attaccanti, potrebbe essere una soluzione. Ieri ha provato a fare questa cosa, so che ci sta provando in allenamento già da diverso tempo, dicevo con Çalhanoğlu che può farlo, ma lo stesso anche Mkhitaryan non ha che quelle caratteristiche lì, magari si può vedere qualcosa di diverso. E Inzaghi mi parlava anche di una diversa, di una diversa posizione nel recupero palla, cioè magari spostando il baricentro un po' più avanti, però credo che poi sia tutta una gestione di equilibri, perché giustamente Fabio parlava della presenza di Lukaku al posto di Dzeko, fondamentalmente sarà questo, ma io credo che molto dipenderà anche sulla corsia di sinistra, dove con Perisic avevi delle caratteristiche, quindi gli strappi, i dribbling ubriacanti, la facilità nel saltare l'uomo. Con Gosens, che ieri non ha brillato, sarà tutto molto diverso, perché Gosens è uno che deve andare nello spazio. Vi interrompo un secondo che aggiungo, eccoci qua, Roberto duplicato, eccoci qua. Ciao, il quartetto composto. Ben ritrovati a tutti. Ciao Anna. Salutiamo. Anche, se posso, io che purtroppo passo la vita a guardare gli ascolti, oltre ai lusinghieri risultati che stiamo facendo su Twitch, aver messo questa nostra twitchata a mezzanotte su Tele Lombardia sta facendo degli ascolti molto molto alti, e quindi ci fa piacere anche per i nostri amici nottambuli. No, la twitchata di mezzanotte, la twitchata di mezzanotte, c'è, cioè, chi la pizzata, che la pizzata. No, volevo dire però, e questa è una cosa che un argomento che non è mai stato trattato, l'Inter di Conte, che non giocava un calcio molto aggressivo di possesso, e giocava quel calcio lì anche perché Conte aveva capito che se lui riusciva a dare i 30 metri per lanciare il Panzer Lukaku, e non era male, poi aveva Kimmich che era una freccia, dall'altra parte Perisic, quindi io penso, sbaglierò, che Inzaghi, che stupido non è, si renda conto che un gioco molto, un baricentro molto in avanti impedisca a Lukaku di avere poi quelle praterie. Quindi non mi stupirei se anche quest'anno l'Inter, rispetto all'anno scorso, giocasse un calcio un po' meno offensivo, ma un po' più di ripartenza. Perché quando ti riparte Lukaku, hai voglia di andarlo a prendere, se riesci a farlo partire quasi dalla linea di metà campo. E questo potrebbe essere un tema tattico molto importante. Anch'io ho questa sensazione, sai. E proprio in quest'ottica avere il trequartista che con un passaggio ti libera gli attaccanti potrebbe essere anche un'idea, però è chiaro che adesso è tutta una situazione da andare a provare allenamento dopo allenamento. Ci sta. David ci scrive: quest'anno l'Inter giocherà con il 3-4-1-2 sacrificando una mezzala, mentre qualcun altro ci scrive il trequartista sarà Dybala. Eccolo qua. Su questo fronte però, Alfio, da ieri... No, guarda, io ho sempre pensato, così concludiamo l'aspetto tattico, che Dybala potesse fare il trequartista. Un annetto fa, più o meno, ne parlavo con Roberto Mancini, che per me è un guru anche da questo punto di vista, gli chiedevo proprio, siccome lui lo voleva fortemente all'Inter, no, in quel Mancini bis, gli chiedevo se avesse le caratteristiche per fare il trequartista. E lui mi diceva di no, che è più una seconda punta che deve avere libertà di sbagliare, ma fare il trequartista lo porta troppo lontano dalla porta, non gli permette comunque di sviluppare quelle che sono al meglio le sue qualità. Poi giustamente nel coro che mi diceva, poi nel calcio si può fare tutto, ci si può adattare, ci vuole la convinzione del giocatore, però non è un trequartista Dybala, e io mi fido ciecamente di quello che mi diceva il Mancio. A me sembra uno splendido comprimario. Cioè che puoi farlo entrare magari a mezz'ora dalla fine se ti serve la punizione vincente, che puoi ogni tanto fargli fare il titolare per far rifiatare un po' Lautaro, a condizione che tu mandi via Correa, evidentemente, ma non mi pare che possa andare molto più di quello, che è poi quello che è successo nella Juve. Dybala si porta dietro, diciamo, un equivoco tattico, perché
lui per esempio quando arriva in Italia, cioè, e avete ragione a farlo notare, praticamente è indecifrabile come giocatore, non ha un vero ruolo. Quando era al Palermo giocava addirittura non quando c'era Belotti, ma l'anno dopo da prima punta, ma una prima punta che poteva svariare, punta centrale. Poi alla Juve ha cominciato a prendere palla, diciamo, nella zona di centrocampo di sinistra per andare poi, scusatemi, di destra per andare poi verso la porta. Ma non è un caso, e mi ricordo perché abbiamo fatto con voi varie grafiche, vari studi, che quando arrivò Cristiano Ronaldo, il primo anno, di fatto, Allegri tolse Dybala, perché poi quando tu c'hai un uomo come Cristiano Ronaldo, che quindi è fortissimo, che però copre meno rispetto agli altri, alla fine devi tagliare un altro giocatore offensivo. E quindi Dybala pagò questa cosa, che credo che si porti dietro ancora oggi, e infatti anche se l'Inter lo dovesse comprare, la Roma lo dovesse comprare, il Napoli lo dovesse comprare, comunque resta un'incognita dal punto di vista tattico il suo utilizzo, perché nessuno può, insomma, è una punta vera, può fare la seconda e può partire da dietro, però in realtà se proprio la mettiamo, anche se è un giocatore che a me piace, non è nessuno di questi tre ruoli. Sì, ma infatti lui, adesso io non sono uno che ha la memoria fotografica su queste cose, però per esempio Dybala, l'ultimo Dybala della Juve che vince il campionato, a parte quello di Sarri che è un altro paio di maniche, però voglio dire della Juve, era quello che giocava a supporto di Higuain con Mandzukic a sinistra, che si sacrificava un po' come faceva Eto'o, no? Per dare sostanza alla squadra. Cioè tu avevi una punta vera, Higuain, Dybala che gironzolava, credo anche con Tevez fosse più o meno così, no? E poi credo avevi... Credo Fabio che Dybala arriva dopo Tevez, ma no, prima di Higuain, no, chi era il centrocampista della Juve? Un anno forse c'era anche Tevez, c'era. Quando arrivano a Berlino forse c'era anche Dybala. Adesso c'è Pogba, Pirlo, Tevez. Llorente mi viene in mente, però non era ovviamente titolare. Ma dici bene, Anna, anche Llorente è un centrocampista di fatica, no? Uno di quelli che va, si sbatte, salta, rincorre. E Dybala è la seconda punta che deve essere lasciato abbastanza libero di andare dove vuole, ma intorno deve avere gente che si fa il mazzo, a maggior ragione adesso. Mentre Alfio, a proposito invece di un giocatore interista dal futuro incerto, l'esultanza rabbiosa di Correa, come la interpretiamo? Ma credo che sia stato l'acquisto più dispendioso dello scorso mercato e abbia reso praticamente zero. Io credo che sia stato voluto fortissimamente dall'allenatore, che crede fortemente in lui. Io mi aspetto che quest'anno Correa incida molto di più rispetto a quello che ha fatto, perché di fatto lo scorso anno l'Inter è mancato in maniera tremenda il suo apporto, tant'è che alla fine il tanto vituperato Dzeko, che è arrivato come un pacco, come uno scarto dalla Roma, che era stato anche declassato, no? Gli era stata tolta anche la fascia capitano, ha giocato molto più lui, è stato molto più determinante Dzeko rispetto a Correa. Ora, se tu chiedi a me se ci fosse un'opportunità di mandarli in prestito a giocare, lo manderesti, e potessi portare a casa Dybala, io lo farei seduta stante. Poi credo che anche per questioni di equilibrio di spogliatoio sia molto più facilmente gestibile Correa in panchina rispetto che Dybala. Mentre ci ricordano, vedi, Dybala Vázquez, quindi al Palermo, romanticismo puro. Ibalza. Sì, duplicato con grande tifoso del Palermo, lo ricordo ancora. Certo. A parte, fatemi dire che da noi oggi è nato la società dilettantistica Catania, o non so neanche come si chiama, e il patrone è italo-australiano, non lo so. Vi dico solo che tra i proprietari c'è anche Grella, che è un ex Palermo. E invece il Palermo, mi dispiace per gli amici che ci seguono dall'altra parte della Sicilia e che tifano per quella squadra dai colori un po' strani per il calcio, non potrà giocare la Champions League o le Coppe Europee, perché essendo della Galassia City, diciamo, non potrà giocare le Coppe Europee. Quindi tra un paio d'anni, quando il Catania sarà in Champions, i tifosi del Palermo dovranno farsi una ragione proprio. Mi sa che è più facile che si va al Palermo in Champions League, dubbi.
Però deve vendere il gruppo del City, è più facile, ma deve vendere il gruppo del City. Tu lo sai che un modo lo trovano sempre per no, fare qualche... adesso infatti scherziamo, io ricordo che qualche anno fa non esistevano due squadre in Austria e in Germania, che poi la Red Bull ha creato dal nulla, praticamente il Lipsia e il Salisburgo, e hanno giocato, quindi le coppe le hanno fatte, quindi tutto è possibile assolutamente, la mia è solo una battuta per scherzare, però scherzi a parte, invece Dybala in quel Palermo diciamo divenne giocatore, tant'è vero che poi l'ha preso la Juve e quindi senza dubbio io penso che lui voglia restare in Italia, perché ormai la sua carriera l'ha fatta tutta qui e non vuole cambiare, se no avrebbe magari già scelto qualche ipotesi. Correa perché è rabbioso? Perché comunque Correa e Dybala, ma questo io lo sono venuto a sapere da Alfio Musmarra, sono praticamente migliori amici. E quindi insomma è un po' triste, perché in questo momento, diciamoci la verità, Dzeko è identificato da molti anche all'interno della società come uno che non deve partire, però secondo diciamo questa nuova generazione quello che dovrebbe andare dovrebbe essere Dzeko, per lasciare spazio a Correa, che però secondo me è stato evanescente, e se l'Inter poi non ha vinto lo scudetto quest'anno lo deve anche ad alcuni giri a vuoto di Correa. Però è strano, io mi ricordo che ci sono delle operazioni in cui noi che siamo giornalisti di settore non le capiamo, e poi ci rendiamo conto che il manager, il direttore sportivo vedono molto più lontano di noi, perché lo fanno a tempo pieno, hanno le relazioni, hanno gli osservatori. Ci sono altre operazioni invece in cui già tutti noi diciamo ma perché? E se poi la cosa si rivela la nostra perplessità, che è poi quella della maggior parte dei tifosi, perché è inutile che andiamo tanto distante, cioè il tifoso medio ne sa quanto il giornalista medio di calcio, no? Cioè se è un po' appassionato si informa come facciamo noi. Quando l'Inter prende Correa, tutti noi abbiamo detto Correa, cioè 30 milioni per uno che è nella Lazio, a volte titolare, a volte no, ma perché? Bravo. In effetti... No, non, era una curva ben disegnata. Correa è quella roba lì, ma era così anche nella Lazio. Non è mai stato un idolo dei laziali. È strano, sempre, no? Ha sempre giocato e non giocato, più che altro a livello fisico. Non ha mai dato grandi garanzie, perché a livello tecnico secondo me è molto forte. Al di là di tutto... No, aspetta, aspetta, Musmi, che adesso la patata bollente te la condisco io. Dai, Correa lo scorso agosto, ma perché a gennaio l'Inter non ha preso Caicedo? Cioè probabilmente Simone Inzaghi si è troppo fidato di alcuni suoi alfieri, e dobbiamo dire la verità però, che poi glielo metto, cioè anche il mancato contributo di Caicedo è stato probabilmente insomma un errore di Inzaghi. Prego, prego Alfio, adesso. Adesso, no, più che altro perché poi sai, Caicedo arriva a gennaio quinta punta, non gioca mai di fatto, però Correa alla fine è stato l'acquisto più dispendioso in un mercato poverissimo, cioè l'Inter vende i suoi big perché ha necessità di salvare il club, metterlo in sicurezza, e l'unico acquisto, l'unico investimento pesante che fai lo fai per Correa. No dai, vabbè, non si può vedere, cioè è stata una roba davvero, per me, terrificante. Io poi mi rendo conto che magari ho un po' il dente avvelenato, però io ho sempre amato i giocatori che in campo davano tutto. A me a Correa mi sembra un po' come, si dice con Milano, un pastina, uno che al primo mezzo infortunio si ferma, al primo mezzo dolorino, cioè io sono innamorato di Lautaro. È titolare dell'Argentina, È titolare, mica sempre. Però dico, io preferisco il Lautaro Martinez che... magari eccede, si fa ammonire per pastina per pastina, allora ti becchi Dybala, è peggio ancora. Io preferisco Dybala tutta la vita preferisco. Io ho dato questa notizia che mi arrivava da fonte certa, lo dico anche a Roberto, che una delle perplessità che ha un po' frenato l'Inter su Dybala è stata una specie di previsita a cui è stato sottoposto il calciatore, da cui sarebbe emerso non che lui abbia dei problemi atletici, fisici, muscolari, ma dove avrebbe dimostrato una certa fragilità psicologica. Voglio dire, sembrava un po' così. E effettivamente anche questo è un aspetto, cioè che Dybala ti arriva, un Dybala su di giri, un Dybala che si deprime, che piange, che sta male. Per come la vedo io, infatti, no, questo è verissimo, questo è l'aspetto. Perché devo dire la verità, la Juventus è stata molto brava in questi anni a gestire
alcune diciamo esuberanze di Dybala, ma al tempo stesso uno che poi portò a galla determinate diciamo questioni extracampo fu proprio Nedved, perché diciamo la Juve poi è una società che riesce a gestire molto, a orientare magari diciamo le notizie che escono, però al tempo stesso a volte se ti deve dare, ed eravamo in tempi non sospetti, non quando si ridiscuteva il rinnovo, quando ti deve dare la tirata d'orecchie te la dà anche pubblica, proprio per farti capire che insomma hai bisogno di rigare dritto. Quindi io credo che questo di Dybala sia il punto di domanda sulla sua carriera, perché il problema appunto non è fisico, non è tecnico, e allora è caratteriale. E allora quando è caratteriale, io credo che arrivati a 28-29 anni o un calciatore prende una maturazione tale per cui invece di farsi guidare dagli istinti guida lui la sua vita, oppure soccombe. Credo che in questo poi ci sia un discorso di Marotta, che conosce Dybala molto bene, e quindi mettiamola così, in certi casi si garantisce per qualcuno, no? Allora, se Dybala arriverà alla fine veramente all'Inter, come diciamo io da tempo, non è che dico penso di dire per quello che so, ebbene sarà perché Marotta lo ha voluto e lo ha portato. Non dovesse essere questa la destinazione di Dybala, evidentemente Marotta è stato l'uomo che ha detto basta. Però su quello che dice Ibalza... Sì, che poi ci ricorda anche un po' gli attacchi della Juve, che stavamo andando all'indietro con il tempo per figurare. Ibalza Mandzukic, cioè, appunto, lui ha bisogno di un Mandzukic, che è tutto sommato l'Inter ha, perché ha Mandzukic di lusso, che è Lukaku. No, però quello che diceva Ibalza adesso, lo rigiro a voi... Che fisicamente, sì, adesso lo ripeto. Io ricorderò sempre una frase che mi diceva il mio caro amico Roberto Cravero. Un giorno parlavamo di Falcone, che era un difensore del Torino, eccetera. Lui mi diceva, Cravero era capitano del Torino, Falcone era il giovane emergente, eccetera. Era una specie di Bastoni, anche se con caratteristiche completamente diverse, cioè no, 21 anni, 22 anni, e infatti poi finì alla Fiorentina, mi pare. E Cravero mi diceva, guarda, ha una velocità che sembra che corra sulle nuvole. Ecco, il Dybala di qualche anno fa sembrava correre sulle nuvole, una leggerezza nella corsa, no? Quello che abbiamo visto quest'anno sembrava affondare un po' invece nel campo con i piedi. Scusate se uso questa immagine. Allora, anche lì, certo, bisogna capire. Ecco, io con tutta onestà ho la sensazione che alla fine, se la Juve ha mandato via Dybala, se l'Inter non prenderà Dybala, se il Milan non prenderà Dybala, non è che facciano un grande errore. Cioè, non so né all'Inter né al Milan cosa potrebbe veramente... Mi pare che, è vero che è un'affascinante sfida, ma mi sembra che i rischi siano superiori ai possibili vantaggi, potenzialmente. Guarda, io che lascio rispondere Alfio, poi vi dico una cosa. Che lascia un po' il tempo, e forse per me, se ci fossero le possibilità, io lo prenderei anche come quinta punta. Cioè, lui di fatto ha accettato quella che è la proposta economica dell'Inter, che è 5 milioni 3 anni più opzione per il quarto più bonus con determinate condizioni. Forse per me, io sono talmente innamorato del giocatore Dybala che correrei il rischio, anche perché arriva sempre a parametro zero. Poi se si riesce a trovare il sistema, e io credo che su questo Dybala dovrebbe fare delle riflessioni in virtù di tutti i discorsi che fai tu, no? Visto che non hai la fila, visto la considerazione che oggi tu non sei più il Dybala di qualche anno fa, io credo che anche Dybala a un certo punto deve fare dei ragionamenti, andare da Antun e dici: senti Antun, sai dove c'è? Quanti ne vuoi tu? 15? Ecco, allora facciamo così, grazie, ecco. Me la vedo da solo, ciao e arrivederci. E poi fare una cosa di questo tipo e rimetterti in gioco. Poi io credo che una grande squadra deve avere 5 attaccanti di livello, non 4 più un giovane, anche perché, visto correre dall'anno scorso... Scusa, faccio anche i dupli, però con Sanchez molti hanno fatto lo stesso... Esatto, stavo pensando la stessa cosa, che tu puoi anche prenderlo a zero, poi rischi che se non va bene, c'hai un ingaggio pesante e fai fatica a farlo uscire. Ovviamente l'altro piatto della bilancia è quello. Sì, però guarda, ti dico, io lo faccio sempre, cioè poi alla fine Sanchez comunque una Supercoppa me l'ha portata a casa. Volente o nolente, io credo che il gioco valga la candela, anche perché comunque ha delle caratteristiche che il Rosa non hai,
Dybala, cioè dribblomane, uno che ti può fare anche, ti può segnare anche sulla punizione, uno che se ti entra nell'ultimo quarto d'ora ti può sempre inventare qualcosa. Io fossi per me uno così, è talmente una situazione ghiotta, è talmente una possibilità bella, non c'è la fila, non c'è nessuno. Io fossi in Dybala saluterei Antun e gli direi: senti, 15 milioni di commissione, facciamo che visto tutto quello che è venuto fuori, forse è meglio che ci separiamo, ci lasciamo così da amici e finisce così. Ma io lo prenderei adesso, lo vado a prendere io sulle spalle. Mi auguro che ci sia ancora qualche possibilità. Proprio però ci scrivono, quello... ma Antun avrà il coraggio di chiedere 10 milioni, tu hai detto 15 di commissione. Ne volevano 20, sono scesi a 15, ma cioè, comunque mi sembra una cifra mostruosa. Alla fine la Juve per Pogba, se non sbaglio, ne ha pagati 2,5. Lì però ho letto qualcuno che dice che forse sono a rate quelli della Juve, non so se sia vero, però leggevo che può anche darsi che la Juve abbia messo a bilancio 2,5 perché in 4 anni è da 10, però onestamente non lo so. No, allora sicuramente io dico questo, la Juve in un modo o nell'altro diciamo si separa da Dybala, arriva al divorzio in maniera diciamo consensuale, anzi forse la Juve a decidere un po' di più, anche se per come la so io avevano già litigato negli anni. Dopodiché però, tolta la Juve in Serie A, io vedo che a Napoli stanno diciamo in fibrillazione perché vorrebbero Dybala, vedo che a Roma vorrebbero Dybala, ieri era in prima pagina sul Messaggero, vedo che il Milan non ha affondato il colpo anche mediaticamente, diciamo se ne è parlato fino a un certo punto perché ha già capito che quando ha provato l'approccio col giocatore che in realtà il giocatore ha già preso un'altra decisione, quindi poi Dybala andando all'Inter, allora il Milan non vuole fare la parte di quello che è rimasta scottata dai cugini. Quindi la Roma lo vorrebbe, il Napoli lo vorrebbe, il Milan lo vorrebbe, l'Inter abbiamo capito che l'ha trattato, la Juve ha scelto di non volerlo, quindi io penso che un giocatore come Dybala alla fine appunto ha questa incognita psicologica di cui abbiamo parlato prima, e Fabio, questo cioè, hai ragione, è la sua incognita storica, però a livello tecnico secondo me in Serie A fa la differenza. Detto questo, Pogba prende 2,5 di commissione, ma la volta prima ne aveva preso 25, e quindi considerando che è sempre lo stesso calciatore che si muove, ha fatto due volte la stessa i trasferimenti, Manchester Juventus, Juventus Manchester, Manchester Juventus, quindi alla fine probabilmente si sono anche scocciati questi club di mettere ogni volta commissioni. E quindi su Antun io credo che comunque la commissione sia pattuita insieme con Dybala, e se non saranno 10 comunque, ecco, magari secondo me una cifra verosimile sarà di 5. Ma perché faccio questa cifra? Non perché io lo sappia, ma perché comunque diciamo questi grandi giocatori come Sanchez o come Mandzukic e Khedira, quando se ne dovevano andare dalla Juve di Sarri, chiedono circa 5 milioni di euro per andare o per venire per l'aperitivo. È il cachet. Sì, ci scrivono che ovviamente essendo il procuratore o comunque chi rappresenta Dybala, vuol dire che anche Dybala gli permette di chiedere queste, vabbè, queste commissioni, questo e perché questo poi gli darà Dybala, cioè se ne prende 20 di commissione, 18 gli dà Dybala, non è che Dybala è scemo, dice arricchisciti tu sulla mia parte. È il pacchetto Antun, poi a Dybala fa comodo anche dire no Antun sì, ma anche a noi col procuratore infatti, lui è tramite Antun che chiede quei soldi, no? Ma ti dirò, Fabio, anche all'Inter, perché poi l'Inter cosa dice? Il procuratore abbassi le pretese, ma in realtà chiaramente diciamo, visto che è Dybala che ti arriva a zero e che accetta anche un ingaggio, lo spiegava prima Alfio, che comunque è più basso rispetto a quello che avrebbe chiesto. Non nascondiamoci, in questa commissione alla firma c'è anche, come direbbe Pompilio, Dybala che si vuole fare la bocca dolce. Bonus alla firma, ecco. Puoi anche metterle come vuoi, ma alla fine sempre, sono sempre soldi che entrano in parte anche al giocatore. Mentre Danilo Alfio ti scrive che viene incensato Marotta, però è per colpa anche di Vidal e Sanchez, che sono stati i suoi errori che non ti fanno prendere. Ma ragazzi, qui c'è sempre il solito disco, io vedo che ogni tanto viene fuori questo argomento qua, che però è un falso storico. L'Inter stava trattando e di fatto aveva preso Tonali e Kumbulla, se vi ricordate, ritornate indietro, fate rewind, alla fine Zhang cambia le carte in tavola tornando dalla Cina mentre i giocatori festeggiavano il campionato, dice no, fermi, qui non si tira fuori più un centesimo, anche se i cartellini costavano poco.
E alla fine Conte chiede alla dirigenza: ok, non possiamo comprare nessuno, va bene, ma almeno dei parametri zero, avranno degli ingaggi pesanti. Sì, degli ingaggi pesanti, ma a livello di impatto per i soldi che poteva tirare fuori la società era zero, e alla fine hanno preso quei due giocatori lì. Sarebbe stato meglio prendere Tonali? Sì, non gli hanno dato i soldi per prendere Tonali. Sarebbe stato meglio prendere Kumbulla? No, perché visto allora, poi... Però permettimi, che Conte avesse detto Tonali sì, meglio di... Sì, sì. Ho dei forti dubbi. No, perché Conte è quello che disse... Tonali, che poi non avrebbe mai giocato. Ecco, no, Conte fu quello che disse: mica posso vincere la Champions con Barella che viene con da Barella, sì. E con Sensi che viene da scuola. E qui non penso che volesse Tonali che viene da Brescia. Lui voleva Vidal, così come ha sbagliato Inzaghi, che ha voluto Correa, ha sbagliato Conte, che ha voluto Vidal, il quale Vidal ha messo in croce l'Inter, perché Fabio, a vedere i soldi che ha preso... Ma allora, Conte ha sempre voluto Vidal a prescindere, ma quell'estate lì stava arrivando Tonali. Inter era avanti nella trattativa, poi la trattativa è saltata perché Suning ha chiuso i rubinetti. Alfio, permettimi, è quello di spendere Tonali in prestito. Tant'è vero che poi non chiude con degli obblighi. Se Conte avesse voluto Tonali, come l'ha andato in prestito al Milan, con diritto di riscatto che il Milan all'inizio non esercita, tant'è vero che dice lo valutiamo 30, ve ne diamo 8, quant'erano 10, insomma, poi dobbiamo andare, e poi hanno abbassato con la stessa cifra che tu dai a Vidal all'ordo, prendi Tonali in prestito un anno, e che Conte voleva Vidal, questo era evidente. No, cioè, sempre perché Conte ha portato in Italia poi questa moda dell'instant team, che adesso anche la Juventus sta evidentemente cavalcando. Non solo Vidal, Sanchez fu anche una mezza opportunità di mercato, perché appunto arrivò a zero, ma Conte poi ha preteso pure Kolarov, cioè nel senso Conte ha sicuramente dato all'Inter la mentalità e lo smalto per poter vincere, però quello che ha zavorrato i conti dell'Inter non è, diciamo, Marotta e Conte, anzi nel senso Marotta ha proprio questa difficoltà, che magari Sanchez per andare via chiede 5, Dybala per arrivare chiede 10, e quindi i conti sono da far quadrare. Correa non se ne vuole andare, quindi sicuramente il lavoro di una società è anche quello di trovare le soluzioni in uscita. Però a chi dice queste cose, io ricordo che non più tardi di ormai tre estati fa noi eravamo qui a dire: attenzione, adesso Icardi resta in gruppo, resta in ritiro, e Lukaku non c'è, e Conte è arrabbiato. Alla fine del mercato, Marotta fa andare via Icardi al Paris Saint-Germain e fa arrivare Lukaku. Quindi, voglio dire, ci sono anche dei tempi tecnici. Chi fa le trattative lo sa, si gioca anche sui tempi. E quindi, certo, adesso la temperatura sale. Avete ricordato Vidal, allora ricordiamo anche che Lukaku arriva per volontà fortissima di Conte, Lukaku stava per saltare tutto, poi Conte si è impuntato, ha dato di fatto le dimissioni, e per fortuna è che è arrivato Romelone, che adesso è tornato a casa. Ma Conte ha fatto delle cose importanti, poi io vi devo salutare, ha fatto delle cose importanti per anch'io. L'Inter, però non dobbiamo dimenticare che l'Inter ha fatto delle cose importanti per Conte, perché la campagna acquisti cash che ha fatto l'Inter, 85 per Lukaku, 45 per Barella, 25 per Sensi, e ne dimentico qualcuno, Hakimi, che è arrivato però il secondo anno, il primo anno mi pare non ci fosse Hakimi. Arriva con Lukaku. Voglio dire, dammi 160-180 milioni di euro, che sono quelli cash che ha pagato. Io mi ricordo i pianti di Conte: però abbiamo dovuto mandare via Icardi, che allenatore si era capito che era arrivato, e lui l'ha capito prima di tutti. Icardi era un pacco, Icardi era il freno dell'Inter, e devo dire che eravamo in pochi a dirlo, io ho duplicato di sicuro, no? Era che allenatore era veramente meraviglioso. Eppure vi ricorderete, tante volte noi sbagliamo le nostre valutazioni, qualche volta ci azzecchiamo, e io dico sempre: quelli bravi sono quelli che ci azzeccano più delle volte che sbagliano. Ma qua, vi ricordate il dibattito in cui il 90%, l'80% degli interisti e degli interologhi dicevano: Icardi, se non ci fosse Icardi, e i pochi come noi, come me e Roberto, che dicevamo:
E vedi che Hakimi arriva secondo anno. Infatti mi sembrava avesse giocato una sola stagione lì. Ma l'hai visto? Icardi e il freno dell'Inter. Icardi, ma l'hai viste le immagini? E il piombo le immagini? Hai viste le immagini del Tottenham, degli allenamenti con i giocatori che stramassano al suolo, sì, distrutti? Che meraviglia. Che allenatore meraviglioso. Voglio dire questo, esatto, Conte poi sicuro. È che Conte ha talmente tante spigolature che poi uno non si capisce mai se ne vuoi parlare bene o male, ma in realtà lo devi raccontare tutto, nel bene e nel male. Io vi ricordo anche che, cioè, l'abbiamo conosciuto alla Juve, no, Fabio, quando gli prendono Tevez e gli devono cedere Matri, e lui va in conferenza a battere i pugni dicendo però senza Matri e Giaccherini, quindi abbiamo preso Tevez. Lorenzo Tevez, che ovviamente all'epoca era un grande attaccante, mamma mia. No, io che non che io Conte l'ho conosciuto da giocatore, ho avuto anche un rapporto molto cordiale con lui quando giocava. Quello che io non tollero di Conte e che lui va via lasciando le macerie a livello di immagine del club dov'è. Questa è una cosa che secondo me non è accettabile. Lui è andato via dalla Juve dicendo che erano dei pezzenti, è andato via dal Chelsea dicendo che erano dei pezzenti, è andato via dall'Inter dicendo che erano dei pezzenti, è andato al Tottenham e ha detto io sono qui ma sono un vincente, in questa squadra qui non so mica quanto resto. E a furia di fare così, e lo fa perché è un insicuro fondamentalmente, i grandi club dicono: è un grandissimo allenatore, su questo Pino Pa e Alfio hanno ragione, grandissimo allenatore, però è anche uno che sai che quando te lo porti in casa comunque comincerà a dire che qualche dirigente è un cretino, che la stampa ce l'ha con lui, gioca tutte queste cose da allenatore un po' da Oronzo Canà moderno, no? Cioè mettersi lui contro gli altri, lui dice io, la squadra e i tifosi, tutti gli altri sono contro, e qualcuno, chiunque critichi la squadra o i tifosi è contro la squadra e quindi è un nemico. E vi ricordate anche quando stava andando bene, che dice adesso sul carro non voglio mica i dirigenti sul carro, non salga nessuno sul carro. Caspita, quei dirigenti che ti hanno preso, fatto il contratto, comprato i giocatori, insomma dai, non è un modo secondo me bello di rapportarsi. No, ma Fabio l'ha già pagata, perché comunque qualche anno fa, adesso non mi ricordo, lo cercò il Real Madrid, ma poi, alla fine poi... No, anche via dall'Inter, lo cercò il Real Madrid, al di là di quello che molti dicono, soltanto che gli aveva presentato un piano rivoluzionario per la rosa e per il mercato, voleva la testa di alcuni senatori del Real Madrid, e Florentino Perez ovviamente non poteva... Però che ha fatto? Mica è andato al Paris Saint-Germain, è andato al Tottenham, e al Tottenham, certo, le interviste di Conte, quando dice... Oh, I am a winner, io sono un vincente, io qui... Al Tottenham fa un miracolo calcistico, portando in Champions League una squadra che è nettamente più scarsa però delle altre. Però che cosa ha detto il mondo? Che l'Inter era una squadra di pezzenti ormai ridotti all'osso, che la Juve erano dei pezzenti, che il Tottenham non sono alla sua altezza, perché lui è suo personaggio. Poi con i risultati... Ma io dico a Giuseppe Cerasa, 80. Però poi, sì... La Realpolitik, chi se ne frega, mi ha fatto vincere lo scudetto. Fabio, credo nei valori che vanno oltre il vincere. Il perché non è vero che il vincere è l'unica cosa che conta, come diceva Boniperti. Il gruppo che lui crea e il rapporto che lui crea con i giocatori è qualcosa di pazzesco. Sì. Vederlo e toccarlo con mano è qualcosa, secondo me, non lo metto in dubbio. Casa in una maniera clamorosa. Poi... dialetticamente è uno complicato già da gestire, sul fatto che lui estremizza ed esageri hai assolutamente ragione, ma anche le persone... preferisco i Pioli, sì. Preferisco quegli allenatori per cui non è sempre colpa di qualcun altro se hai perso, quelli un po' più sportivi, diciamo. Cioè, però io sono un vecchio cuore sensibile, vi bacio tutti. Saluto Alfio, ciao Fabio. Ciao Robby. Eccoci qua. E Roberto, io aggiungo alla nostra live Matteo Caronni. Incredibile! Hai visto? Allora oggi, Caronni, oggi è la nostra giornata, perché oggi ci eravamo pure sentiti, qualche messaggino, quindi hai visto. Io però vi devo fare anche qualche domanda sul Milan. Intanto sono contento che adesso così parliamo di Di Maria, che è un giocatore che io apprezzo tanto. No, perché io adesso, oggi glielo dicevo pure a Matteo, adesso vivo a Roma e abito da mio fratello. Mio fratello è un grande tifoso milanista e mi chiede tutti i giorni
tutti i giorni di De Ketelaere. Quindi vi prego, alla fine di questa ora datemi qualche informazione. Ma non sei l'unico, perché qua adesso nella chat dovrei ripescarlo in mezzo ai vari messaggi, ma c'era qualcuno che diceva: ma questo De Ketelaere oggi non doveva giocare, perché se c'è stata un'amichevole nel pomeriggio del Bruges, penso sia finita, perché era le 3:30 del pomeriggio, e alla fine il Bruges l'ha schierato contro l'Utrecht, secondo me è stato proprio per mettere un po' di pressione al Milan. Anche Zaniolo ha giocato oggi, no? Come Zaniolo ha giocato? Io queste cose non le vedo grandi indizi di mercato. Certo, quando un giocatore si rifiuta di scendere in campo anche in amichevole, vuol dire che vuole andare proprio a muro contro muro. Ecco, questo sì. Però non è che se giocano, allora non partono. Secondo me De Ketelaere alla fine sarà un giocatore del Milan e Zaniolo sarà un giocatore della Juventus. No, no, su questo sono d'accordo. Diciamola così, che poi vabbè, c'è una regola non scritta, che il calciatore che stai trattando, teoricamente, se è vero che lo stai trattando, non lo fai giocare. Io mi ricordo qualche anno fa un Verona-Roma per non farlo infortunare, perché sennò poi salta il trasferimento. Che gli fanno giocare il Community Shield tipo al 20 di agosto, già ufficialmente venduto a Bayern Monaco, e lui si rompe il crociato nel Community Shield. Tant'è che salta l'affare, l'avevano venduto per 100 milioni di euro, alla fine va un anno dopo, ovviamente a un prezzo diverso. Ecco. Dico, anche se è fortissimo, poi Sané alla fine purtroppo secondo me un po' non è più quel giocatore, certo. Almeno da giovane lasciava intravedere qualcosa in più. No, quindi dicevo, ma questo lo sapete voi meglio di me, se tu Bruges o se tu Roma fai giocare Zaniolo o De Ketelaere, stai mettendo un po' di pepe, no? Nella trattativa, stai mettendo un po' di pressione a chi deve tirare fuori i soldi. Quindi evidentemente secondo me il Bruges e la Roma non possono che vendere De Ketelaere e Zaniolo, ma vogliono incassare il più possibile. Sto vedendo adesso che ha giocato 45 minuti, ho visto proprio la fine del primo tempo, a quanto pare, ho visto in campo, poi non è rientrato nel secondo senza prendersi i rischi, tutto tranquillo, alla fine amichevoli estive, sì è un rischio, però non deve andare male per forza. Non penso che vai a mettere la gamba in un contrasto, no. Ecco. Quello, no, non penso. Io ho intravisto anche la gara di Zaniolo oggi con Sunderland, è una gara normale, ha fatto una buona partita, un gol anche abbastanza semplice, però chiaro che non è che giocasse alla morte, ma come lui e tutti gli altri, ecco, non è che rischi tantissimo. Diciamo che però Zaniolo ce l'ha fatto capire chiaramente cosa vuol fare, ecco, anche sua sorella ieri su TikTok, lui ha questa famiglia molto social. Molto invadente, vorrei dire. Sì, è un'altra di quelle cose per cui io eviterei di prenderlo, però mi sembra abbastanza chiaro che lui si sta mettendo un po' di traverso, ecco. C'è comunque un po' di malumore, Roberto, per quanto riguarda il Milan, perché queste trattative estenuanti, vedo... Sì, ma tu sei uno da Zaniolo, Dupli, io lo so. A te no, quelli forti e come sai, belli e dannati, a lui piace. Beh, mettiamola così, un po' sono attirato, ma adesso scherzi a parte, credo anche che cioè di non essere il solo, perché poi se la Juve che prende Di Maria e prende Pogba, punti forte su Zaniolo, evidentemente. Sì, comunque ecco, non nascondo che a me i giocatori alla Zaniolo piacciono, anche che hanno questa sregolatezza, però dico, nel suo piccolo, senza fare grandi cose, perché grandi cose ancora Zaniolo non ne ha fatte, nel suo piccolo, secondo me, quest'anno con la Roma, in Europa, visto che in campionato ha giocato un po' meno, ha fatto il suo, perché ha griffato il trofeo con la tripletta al Bodo. È un'Europa di Serie C. Sì, è veramente piccola, però quello che io voglio dire è comunque una squadra che non aveva mai vinto, si portava dietro tante pressioni e per il livello della conference, che era un livello basso, comunque Zaniolo, ecco, si è dimostrato all'altezza, che non è scontato, io questo voglio dire. Quindi, anzi, è stato di un livello superiore, quindi credo che per questo si sia, diciamo, attirato
le attenzioni dei dirigenti della Juventus. E poi, come succede spessissimo, c'è anche il momento giusto di vendere un calciatore, quindi per la Juve il momento giusto di vendere De Ligt è adesso, perché sennò poi rischi che se ne vada a zero, e per la Roma il momento giusto di vendere Zaniolo è adesso. E quindi anche la Roma deve accettare questa cosa e lo deve vendere. Semplicemente cerca di avere qualche soldo in più. Dico questo perché la Roma, secondo me, Zaniolo se lo terrebbe se potesse. Qui ci scrivono Matteo Vento, un po' prendono in giro la tua battuta sulla conference, dicendo che neanche quella sarebbe stata in grado di vincere, penso, nella scorsa stagione. No, quella ce l'avremmo fatta, ragazzi. Dici, ecco. Noi, un Intertoto l'abbiamo vinto, è la dimostrazione che quello è nelle nostre corde, dai, ce la faremo. Zaniolo arriva e può diventare un Chiesa come un Bernardeschi, quindi esatto, è proprio questo la questione di Zaniolo, che tanti non sanno poi decifrare, se può essere il grande colpo o un flop, come possiamo definire Bernardeschi. Io sono d'accordo, il problema è che lo paghi come se fosse già un Chiesa. Cioè, è come dire che se va tutto bene, tu pareggi, cioè hai pagato Zaniolo il suo valore, 50 milioni. Ecco, io non vedo i margini di crescita, cioè io non penso che Zaniolo, se tutto va bene, possa costare anche 80 un domani, no? Mi sembra che se tutto va bene arriva a 50, se va male, male, finisce come Bernardeschi, se va normale diventa un giocatore da 20-25. Ecco, e secondo me oggi rischi di strapagarlo, tutto lì. No, allora, quello che io penso, innanzitutto un Chiesa, un Bernardeschi, già Chiesa e Bernardeschi... Balotelli anche Balotelli è stato riesumato. No, ma nel senso, cioè, Chiesa e Bernardeschi già sono giocatori, anche fra loro, diversi, è inutile accomunarli perché vengono entrambi dalla Fiorentina, anche Vlahovic viene dalla Fiorentina, non mi sembra né Chiesa né Bernardeschi, anche vabbè, ho capito che quelli sono italiani, però non è questo il punto, quindi Zaniolo ha caratteristiche diverse. Sul ragionamento di Matteo, cioè quanto può effettivamente valere, sono d'accordo con quello che dice, però è anche vero che poi le cose vanno viste, cioè io mi ricordo sempre, per esempio, non partiva da 50, ma Pogba, quando arriva il Manchester United, lo lascia via per un milione di euro, alla firma, in realtà il calciatore valeva 100 milioni, poi è chiaro, dipende dalle oscillazioni del mercato, quello che io credo, quindi oggi 25, domani 40, secondo me Zaniolo 50 per esempio è tanto, però per il mercato di oggi, diciamo, li puoi spendere. Quello che io penso è che se ci sono dei dubbi su Zaniolo, devono essere comportamentali, perché comunque comportamentali, non sto parlando necessariamente di vita privata, io ti dico, andiamo a vedere le statistiche, guardate, Zaniolo è uno tra gli attaccanti più espulsi della storia della Serie A, prende un sacco di cartellini, questo dettaglio, per esempio Matteo, credo che alla Juventus non vogliano un certo tipo di atteggiamento in campo. No, e poi tu dici, se fosse per prendere un sacco di gialli perché difende tanto e si fa ammonire, lui prende per protesta, esatto. Gestacci, cose così, quindi magari di frustrazione perché magari gli hanno fatto tanti falli perché perde la testa, perde molto spesso la testa. E poi un'altra cosa, diciamo, chiaramente un'altra incognita più che tattica è quella fisica, perché sappiamo che ha avuto purtroppo due grossi infortuni. Ecco, però Zaniolo nel gruppo azzurro che vince l'europeo ci sarebbe stato senza dubbi. Sì, non dico perché c'era Pessina, però Zaniolo ci sarebbe stato. Quindi, dal punto di vista tecnico, sì. Dal punto di vista di gruppo, ho dei dubbi. Va bene, anche questo perché sappiamo che ha un trascorso, e lo stesso Mancini probabilmente si sarebbe sentito più gratificato da un atteggiamento diverso di Zaniolo, perché lo stesso Zaniolo esordisce prima in nazionale con Mancini che con la Roma o con la nazionale giovanile. Sì. Quindi che il calciatore, diciamo, si sia un po' montato la testa, che abbia avuto una famiglia che forse all'inizio lo ha consigliato male, vi ricordate la madre, il grande fratello, le interviste alle Iene,
Cioè, ci sono stati dei giri a vuoto di Zaniolo, però se sistemiamo queste cose, e sono cose che volendo con la testa si possono sistemare, l'unica incognita realmente è fisica. Perché un giocatore che chiaramente vive di strappi, avendo avuto due problemi alle due articolazioni delle gambe diverse, questo può essere un problema. Dopodiché, per me, la Juve, prendendo Zaniolo, fa un salto di qualità. Cioè, comunque è un calciatore che dà qualcosa in più, mentre invece Bernardeschi era arrivato secondo me un po' alla fine. Più di Bernardeschi, cioè, ci l'ultimo anche Politano andava bene per essere meglio di Bernardeschi. Cioè, nel senso, Comunque devo dire che in realtà su Zaniolo, a livello tecnico, infatti pochi lo discutono. Migliorerà in tutto, criticare Zaniolo assurdo, ci scrive... C'ha la palla di vetro! Max c'ha la palla di vetro. Questa certezza del migliorerà è data da cosa? È un atto di fede. È una speranza. Non è basato su qualcosa. Perché non è che tutti i 21 anni migliorano solo perché sono giovani. Comunque oggi leggevo, ha preso un palo e una rete. Cioè io voglio spiegare, perché lui dice, io non penso che mi fa ridere, scusa Roberto, perché io avevo Zaniolo al fantacalcio, piuttosto che schierarlo mettevo Aramu, ecco. Ha fatto bene, Aramu ha fatto una grande... Io avevo Zaniolo anch'io, perché ero un grande fan di Zaniolo, ma quest'anno io aggiungo anche il dubbio tecnico, non di qualità tecniche, ma io gli ho visto fare proprio tante brutte partite, cioè, ma anche con squadre abbordabilissime, cioè lo Spezia, la Salernitana, l'Empoli, cioè gli ho visto fare proprio partite mediocri, dove sbagliava tanto anche le scelte, corre guardando sempre solo il pallone e non quello che gli sta intorno, cioè l'ho visto regredire dal punto di vista tecnico. Poi uno mi dice, dopo due anni fermo è tutto normale, può essere, per carità. No, però, io ti dico una cosa, credo, ecco, chi ha preso Zaniolo al fantacalcio, infatti io sono solidale con voi, perché poi ha ragione Matteo, cioè le prestazioni di Zaniolo e una scelta nel finale di stagione, quando Mourinho non lo mette titolare nel derby, fa giocare Sergio Oliveira e la Roma vince il derby 3-0, ecco lì si crea lo spartiacque e Zaniolo diventa l'uomo della Coppa però. Capito? Quello è il discorso, cioè è vero che in campionato ha deluso, ma è anche vero che in campionato la Roma ha capito già più o meno tra dicembre e gennaio che in Champions non ci sarebbe arrivata e ha cominciato a equilibrare le forze per la Coppa, perché a Roma una Coppa non l'avevano mai vinta. Quindi però chiaramente anche lì, guardiamo le prestazioni. Quella la finale, noi abbiamo in mente il gol, la Roma vince 1-0. Come sempre il gol, Matteo, ti rimane nella testa. Ma la prestazione di Zaniolo, togli il gol, è negativa. Tant'è che nel secondo tempo lo toglie Mourinho, perché gioca male. Quindi la prestazione, non lo so, io raramente gli ho visto fare prestazione. Ricordo Bergamo, con l'Atalanta, sicuramente ha fatto una partita incredibile. Poi già la seconda faccio fatica. Allora, vi pongo questa domanda. Susanna, la seconda, anche se è una squadra che Di Cani ha definito di salmonari, la seconda è la semifinale, è il quarto di ritorno col Bodo. Quando la Roma vince, lui fa tripletta. Io mi rendo conto, l'obiezione di Matteo è ha ragione, no, è troppo poco. Già però Bodo, è una partita importante. Già il Bodo che aveva battuto la Roma 6-1, era più forte di quello che ha perso in semifinale, perché allora a gennaio hanno venduto i due migliori, quindi non era neanche quel Bodo lì. Insomma. Io vi volevo rigirare proprio sempre su Zaniolo questa domanda di Claudio: se non fosse giovane italiano, la Juve lo tratterebbe? Ecco, tratterebbe, eccole qua, perché c'è anche questa cosa qui che la Juve, secondo me, è anche l'unica squadra che potrebbe veramente anche fare credere in Zaniolo, perché non me lo vedo io in molte altre a livello di investimenti. Io te la giro, giovani italiani. Se non fosse un giovane italiano, costerebbe 50 milioni. Cioè a me sembra che di Zaniolo oggi all'estero ne trovi più di uno e che costano la metà. Cioè io quando vedo che in Italia costa 35 Frattesi e Bayern prende a 30 Gravenberg, dico, forse di Zaniolo è pieno il mondo, no? È un po' quello che si dice del, magari del mercato del Sassuolo. Ma allora vieni dalla mia.
Cioè, 50 milioni per Zaniolo sono tanti. Certo, certo. Cioè, capisco che la Juve vuole inserire nella trattativa Arthur. Poi, vabbè, Arthur guadagna un sacco di soldi e quindi la Roma non se lo può prendere. Però, cioè, il problema è questo, perché se Zaniolo avesse una valutazione un po' più bassa, secondo me sarebbe giusto prenderlo. Poi, ripeto, io sono dell'idea che farebbe bene alla Juve, non ho le certezze di quello che dice diventerà un campione, vediamo, insomma, aspettiamolo. Certo, ha i mezzi tecnici e fisici per farlo, però aspettiamo, perché poi diventare un campione. Io, per esempio, ricordo Barella, piccola digressione, Barella lo abbiamo celebrato all'Europeo vinto, ma con la Macedonia a Palermo, quando perdiamo, c'è in campo Barella. Cioè, poi i campioni, adesso i campioni, fare un campione ci vuole tempo, ci vogliono anni di prestazioni ad alto livello internazionale. Quindi, diciamo, stiamo calmi. Zaniolo, come ha spiegato Matteo, non ha dimostrato niente. Io ripeto, per il livello che aveva la Conference, comunque fa una grande partita. Certo, ancora non ha fatto nessun film, no? Si direbbe, non ha fatto film Zaniolo. Questo è vero, questo va detto. Mentre allora ci dicono, Matteo, di dare tre nomi che costano la metà e che sono come Zaniolo, e d'altra parte, vale, questo è anche molto interessante, sì, di La Skunk, De Ketler non è già più forte di Zaniolo per voi, o anche per lui non sono tanti 35 milioni, perché stiamo parlando di due giocatori che hanno un paio di anni di differenza alla fine, non stiamo parlando di due opposti, ecco, no, no, a certo, livello anche di esperienza. Per esempio, il rapporto qualità-prezzo, secondo me, è molto meglio di Ketler. Cioè, il rapporto margine di crescita, a parte anche solo l'ingaggio, arriva dall'estero, ha decreto crescita, ti chiede 2,5 e l'altro ne vuole già 4,5 senza decreto. Costa 35, probabilmente sono anche 30 più 5 di bonus, quindi anche qualcosa meno. Cioè, secondo me, il rapporto qualità-prezzo c'è meglio. Un nome, chiedeva dei nomi, Szoboszlai, secondo voi con 50 milioni non te lo danno, ma te lo danno anche con la metà, ecco. E mi sembra un giocatore che abbia già fatto vedere anche cose in Europa. Cioè, secondo me ce ne sono i giocatori interessanti in giro per il mondo. Ogni tanto, ma veramente, se torniamo alla Juve, mi dite una squadra che vuole Zaniolo? Per quello prima ti dicevo, io non vedo nessuna squadra che possa puntare su di lui che non sia la Juve, cioè non riesco a immaginarmi nessun altro che faccia questo rischio. Anche un fenomeno da scoprire, insomma, lo vediamo, no? Anche in questi giorni arrivano dall'estero, i migliori ce li vengono a prendere, quindi immagino che a quest'ora ci sarebbe qui i Bayern, il City, il Chelsea, il Liverpool, non lo so. Ecco, e allora dico, non so, secondo me ci siamo un po' fissati, ecco, sul Zaniolo. Un po' troppo. No, allora, più che fissati, Matteo, cioè comunque è un calciatore che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé e non ha giocato solo male, cioè è vero quello che dici tu, che poi quest'anno, insomma, non ha lasciato il segno, anche se poi griffa la finale e in generale il finale di Conference. Sono d'accordo, non basta per dire è un campione. Però, ecco, secondo me un paio di stagioni ha fatto vedere di avere dei colpi e dei numeri. Se quindi riesce a maturare come persona e quindi come professionista e a canalizzare sempre meglio la sua voglia, allora può anche diventare un calciatore importante. Cioè, se Zaniolo vuole, ci mette la testa. Io tra i primi calciatori italiani ce lo vedo. Tra i primi talenti italiani Zaniolo ce lo vedo. Il potenziale non lo discuto. Potenziale. Ma infatti se tu mi dici a 25 lo prendi Zaniolo, ti dico va bene, facciamolo. È un tentativo. È un buon tentativo e vediamo come va. Però a 25, Claudio 50, scrive la Juve lo valuta 25-30. È una logica. Certo. Io a 50 voglio una certezza. Non se questo, se diventa, se mette a posto la testa, se impara. Cioè io a 50 voglio uno che va in campo domani mattina e almeno in Italia è dominante. Fa la differenza. Almeno in Italia. E Zaniolo oggi non è così. Esatto. 50 non è un tentativo, è un investimento. Ci scrive Franchino. Un atto di fede, mi sembra. Matteo, mi prendo questo attimo di spazio Juve per parlare del nostro nuovo store. In questo caso ho scelto la parte del tifoso bianconero, perché spiego anche a Roberto, non so se... Vabbè, ma io voglio la tazza. Anch'io voglio la tazza.
c'è la tazza di QSVS, il cappellino, oltre all'orologio, che adesso non c'è il direttore, che è il suo prodotto preferito, la sacca, la borraccia, quindi tanti prodotti di marchiati ovviamente QSVS, dei colori delle diverse squadre o fantasie varie. Quindi tutto questo, per chi si abbona con noi al nostro canale Twitch, ha uno sconto che gli arriverà in chat in via privata. Quindi anche questa è stata fatta, perché se no poi mi dimentico, ragazzi, anche queste sono incombenze. E, ma questo è il futuro, Anna. Questo è il futuro. È il futuro. Quindi la Smart di Pompilio non si vende su questo store, non è di seconda mano. Dovremmo mettere la foto della Smart di Pompilio, perché chi non l'ha mai vista non può capire la bellezza e la fantasia che ha la Smart di Pompilio. Diciamo che si fa notare, ragazzi. Quindi, anzi, ci chiede Franchino se c'è la tazza con i colori del Catania. Dobbiamo lavorarci. Bravo, rosso-azzurro, poi non come... Adesso io voglio dire una cosa, nelle squadre di calcio i colori sono importanti, cioè se la Juve è bianco-nera non è bianco-grigia, se il Milan è rosso-nero, i grigio-rossi sono la Cremonese, cioè quindi noi non siamo rosso-blu, questo ci tengo a specificare, siamo rosso-azzurri, sarà un colore strano, però azzurri è anche la nazionale di calcio, ve lo vorrei ricordare a voi che tanto criticate. Però il vostro blu delle maglie sembra più blu che azzurro. Ma perché non investono, capito, Matteo? Vanno a risparmio in questi anni. Sono scolorite. Ah, sono scolorite, ho capito, sono vecchie. E quindi prendono questo blu ceruleo che deriva, Anna che avrà visto Il Diavolo Veste Prada lo sa, c'è sto blu questo azzurro ceruleo da almeno 30 anni che gira. Quindi il rosso diventa a sbagliare. Vabbè, il rosso, voglio dire, se sbagli il rosso, cioè, solo il Messina io ho visto che ha preso un rosso tipo fosforescente, poi il rosso è il rosso. Rosso. Comunque in chiusura, una battuta proprio al volo, Koulibaly, domani visite mediche, ci scrivono qui in chat, quindi un grande giocatore che lascia la nostra Serie A, a meno di cambi dell'ultima ora, ma ormai sembra indirizzata. Però forse che a me non piace neanche questa retorica del siamo il piccolo campionato, ogni volta ci portano via un campione. Ma possiamo anche dire che ne sono arrivati almeno tre? Cioè Pogba, Di Maria e Lukaku non valgono? No, noi siamo sempre quelli... No, però allora aspetta, figurati, io lo sai... Io te lo chiedevo più da Juventino, se speravi che con le partenze di De Ligt potesse arrivare lui, per quello, eccolo lì. No, ma io speravo, anche se non ci credevo, ho sempre detto che secondo me sarebbe andato all'estero, però ci speravo tantissimo. Era l'unico che, appunto, rispetto anche al discorso che facevamo prima, lui lo mette in campo domani mattina, ti cambia tutta la difesa. Su questo sì. Niente da dire, e lo sapete. Però detto questo, neanche questo dramma, oddio, non abbiamo preso Koulibaly. Guarda, se ci danno davvero 75-80 milioni per De Ligt, bisogna essere veramente scarsi per non prendere un difensore bravo con 80 milioni. Credo che non ce la faranno a fare questa impresa. Secondo me prenderanno un ottimo giocatore, anzi, probabilmente due. No, allora, Matteo ha ragione, diciamo, a fare questo tipo di disamina. Io però una cosa la voglio dire, Matteo, non è che la retorica lasciamola stare. Parlando però invece seriamente, se c'è un trend che ormai c'è da anni in Italia, per il quale noi non riusciamo a trattenere le nostre stelle, invece secondo me sarebbe il caso di analizzare diciamo, i motivi, che sono tanti e che ci portano poi anno dopo anno, perché quest'anno abbiamo salutato Koulibaly e non mi ricordo chi altri, però l'anno prima Donnarumma, Cristiano Ronaldo, Hakimi, sono tornati Lukaku e Pogba, ma per motivi affettivi, e purtroppo, diciamo, arriva Di Maria, io sono un grande fan, l'ho detto prima, ma arriva Di Maria quando ha già fatto vedere a tutto il mondo di che cosa è capace di fare, e poi speriamo che anche a noi diciamo ci mostri qualcosa. Quello è il discorso. No, però non è che ci sia mai tanto da analizzare, capire, ragazzi, vanno dove ci sono più soldi, non è che allora io ti dico, dobbiamo, è anche rimasto tanti anni nella nostra Serie A, comunque Mario voleva anche cambiare anche lui, e poi non è anche un ragazzino a 31 anni anche lui,
Cioè, esatto. Dobbiamo tornare a fare soldi. Questo volevo dire. Dobbiamo tornare a livello di sistema a fare soldi, perché bravo, negli anni 90 anche il nostro direttore lo dice, esatto, sempre. E lo vedo anche dallo store. No, bravo. A parte tutto, negli anni 90 la Premier League eravamo noi. Negli anni 90 il centro del mondo del calcio eravamo noi. Ci siamo fatti sfilare questo ruolo da leader, e poi adesso ci ha fregato la Spagna e ci ha fregato la Francia. Allora io dico, attenzione, su questo noi magari puntare subito a riprendere la Premier League non ce la faremo, ma no, cercare di tallonare la Liga spagnola e vendere all'estero quanto noi vendiamo, quanto la Spagna vende, ci dobbiamo arrivare. E loro vendono quattro volte più di noi, quattro. È questo che io voglio dire. E poi sì, è chiaro che quindi alla fine Koulibaly se ne va, Hakimi se ne va e basta. Con questa nota un po' agrodolce. Agro, no, dobbiamo combattere per riprenderci. Facciamo soldi, dai. Agrodolce è combattiva, ecco. E quindi ci vogliono manager, e hanno venduto per Medio Oriente e Nord Africa a un'offerta più bassa. Questo, per esempio, avrebbe dovuto avere più spazio sui nostri quotidiani. Qualche settimana fa hanno venduto, non all'offerta più alta, i diritti per quella zona tra Nord Africa e Medio Oriente. Questi sono i problemi. E ci portiamo dei manager scarsi. E adesso che è tornato, scusate, chiudo, è tornato, diciamo, il Monza in Serie A. È venuto il Monza. Galliani è un grandissimo dirigente, lo sappiamo tutti. Ma Galliani, che capiva di televisione meglio di altri, era tra quei dirigenti che negli anni 90 si è fatto sfilare lo scettro di leader mondiale. Quindi io sinceramente vorrei altri manager. Adesso vi saluto, vi ho rotto le scatole abbastanza. Ciao. Bene, ciao. Ti fanno i complimenti per i tuoi geroglifici alle spalle. Guardate, arte moderna, solo questo. Spiegherai il significato nella prossima live, quando ci al prossimo Stargate. Ciao Anna, ciao Matteo. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.